Io temevo molto questa gara perché recuperare in pochi giorni le energie psicofisiche ma anche nervose dopo un derby non è facile. Poi tra l'altro la mia preoccupazione è stata ancora maggiore quando ho visto che loro comunque mettevano 8 giocatori in campo. Io ho cercato di fare un po' di turnover, poi alcune situazioni siamo stati anche costretti perché Rossi ha avuto la febbre, Zuparic ieri aveva la febbre e non era in ottime condizioni. E quindi siamo arrivati un pochettino così, non voglio dire incerottati, però c'è stata veramente una grande voglia di prendersi questa partita e forse anche un po' troppa gestione, no, del risultato, perché abbiamo cercato di controllare troppo, non volevamo ripartire, quindi questo eravamo anche un po' sporchi nella giocata. Però io devo dire che in questo momento contava veramente mettere dentro questi 3 punti perché non è facile vincere, basta vedere sugli altri campi e quindi sono altri 3 punti pesanti. Lei dice di non guardare la classifica, però un mese fa il Pescara era scivolato al decimo posto, questa sera è quinto con lo Spezia. Insomma, un bel passo avanti nelle ultime 3 giornate in cui non avete subito gol, tra l'altro. Sì, ma io ho sempre creduto che noi potevamo rinanellare un po' di risultati, però non dobbiamo soffermarci a guardare la classifica. Le classifiche noi non le dobbiamo guardare, le dobbiamo fare. Le dobbiamo fare facendo punti, se la guardi poi dopo rischi di sederti, quindi è bene non guardarla. Oggi noi ci mancavano, diciamo, 7 giocatori titolari, tra cui il nostro capocannoniere Marchi Di Roberto, però penso che, a parte quello, tutto sommato penso sia una sconfitta immeritata, nonostante abbiamo giocato in emergenza, chiaramente noi abbiamo magari la rosa del Pescara, però eravamo partiti bene, abbiamo preso un gol evitabilissimo, un tiro, se così si può chiamare, più sembrava un cross, un passaggio. E sicuramente poi nell'aver provato a recuperare non ci si è riusciti. Il portiere oggi nostro non abbia fatto parate e quindi ci dispiace un po' per quello, sapendo che comunque giocavamo contro una grande squadra, quindi insomma non vogliamo togliere dei meriti alla loro vittoria.